Ad In Tre Minuti abbiamo i volontari del progetto Lampedusa Resiste. Allora Giacomo, parlaci di questo progetto. È un progetto che intanto ha promosso il collettivo Ascausa, Brigate di Solidarietà Attiva, l'archivio storico di Lampedusa e altre realtà. Si tratta di pulire delle zone dell'isola e mappare, abbiamo fatto una mappa interattiva con le micro discariche di materiale di risulta e l'amianto. Purtroppo l'isola è inquinata da discariche d'amianto. Vengono dei volontari anche da fuori, poi ci sono dei volontari invece di Lampedusa. In questi mesi abbiamo sia bonificato alcune aree, sia fatto delle mappe interattive che si possono vedere sul sito Lampedusa Resiste, e abbiamo fatto anche delle denunce rispetto alle discariche di amianto, ad esempio. Io mi occupo, sono un ragazzo volontario di Lampedusa, e insieme col progetto Lampedusa Resiste abbiamo bonificato delle zone, quindi delle aree, come ad esempio il fortino che troviamo sopra la zona del lungomare, nella zona di Cavallo Bianco, questi fortini facevano parte del sistema difensivo del porto. E praticamente abbiamo bonificato queste aree e le abbiamo riportate allo stato quasi originario. Allora, io posso aggiungere che è stata una bella esperienza dal punto di vista collettivo, anche ci ha aiutato molto tra noi ragazzi, abbiamo socializzato molto. Io ho pulito con lui questo fortino, ma anche quello che c'è dall'altra parte. Abbiamo trovato tanta spazzatura ed è stato un ottimo risultato perché l'abbiamo portato quasi alla parte originale che c'era prima. Giacomo, questo fortino risale alla Seconda Guerra Mondiale? Sì, perché Lampedusa è stata storicamente un avamposto militare importantissimo, lo è tuttora purtroppo, nel Mediterraneo, per cui l'isola era completamente fortificata da questi fortini, come tutto il resto del patrimonio archeologico, purtroppo sono in uno stato avanzato di degrado, per cui noi abbiamo coadiuvato l'azione di pulizia, quella ecologica, a quella del recupero della memoria storica e archeologica, anche se questi fortini non si possono dire propriamente delle zone archeologiche, ma fanno parte della storia dell'isola e del presente, perché purtroppo ancora oggi l'isola è militarizzata. Comunque è bello vedere tanti giovani vicini a questo progetto, e quindi con un grande interesse per l'ambiente, per la loro isola, per Lampedusa. L'unica speranza che abbiamo.